14esima giornata nel girone Under 14, sezione di Barcellona Pozzo di Gotto, Fair Play Messina che ospita l'Ambiente Stadium, i pari età della Messana, ultima in classifica, a quota 4 punti. Il 2010 guidati da Mister Cangemi non scendevano in campo dal 26 gennaio, quando arrivò una sconfitta per 3-1 in quel di Sant'Agata Militello. Formazione padrone di casa con Barbaro, Bernava, Sanlimbeni, Sturniolo, Bucolo, Morabito, La Rosa, Marino, Carbone, Suaria e Nuccio. Le immagini a cura di Francesco Romeo per il film del primo tempo. Subito Fair Play Messina, palla di Suaria per Nuccio che batte il portiere giallorosso, 1-0 al 13esimo, sfera messo dentro in zona Suaria che riesce a trovare il movimento giusto alle spalle della difesa per battere ancora il portiere, e 2-0 al 16esimo, cross di Sanlimbeni, tentativo al volo di Morabito che trova solamente l'estremo difensore, minuto 21, Fair Play Messina che continua a spingere, il pallone finisce in zona Nuccio, calcia male l'estremo difensore, ringrazia, minuto 25, il tris Fair Play Messina col pallone in mezzo per Suaria che riesce a girarsi alla grande, poi col sinistro in diagonale batte ancora una volta l'estremo difensore, 3-0 del Fair Play, quando alla mezz'ora la Messana si fa vedere con un calcio d'angolo, Restivo calcia ma mette soltanto fuori. Fine primo tempo all'Ambiente Stadium di Bisconte, gara che sembra già chiusa, quella da Fair Play Messina e Messana nel campionato Under 14. Il risultato è quello di 3-0. Possiamo partire col film della ripresa, il monologo non cambia, Fair Play Messina con il pallone in mezzo su Carbone che la stoppa, conclude col destro oltre la traversa, minuto 39, arriva il poker bianco-nero, stavolta è Nuccio che sigla la sua doppietta personale con questo destro a incrociare. E allora iniziano i cambi per Mister Cangemi, è il momento di Sciliberto sul terreno di gioco, una lunga girandola che favorirà l'ingresso in campo anche di Miloro, Giostra, Molonia, De Francesco e Milazzo, tutto fra il 40esimo e il 55esimo. Al 58esimo arriva la manita, Sanlimbeni recupera palla e sigla un gran gol. Siamo al 63esimo quando arriva anche la chance per De Francesco, che però mette alto su cross di Miloro, minuto 67, stavolta dalla destra di Sanlimbeni, De Francesco riesce a toccare la sfera prima che varchi la linea di porta e trovare quindi il suo gol personale, minuto 70, ultima chance, calcio d'angolo per Suaria che firma la tripletta che chiude definitivamente i giochi all'Ambiente Stadium di Bisconte. Vince per Fair Play Messina sulla Messana.